wasting time, no reason why. Think I'm blind. So much for trust. So much for trust. You paint your lines in black and white. Your colors show. Buonasera, buonasera, come va? Come va Mark? Come stai? Come state? C'è tutto a posto, sì, perfetto, questo, chiudiamolo, che bella sta playlist, mamma mia, veramente figa. Chiudiamo anche Telegram e intanto mettiamo l'audio dell'Xbox. Torniamo qua. Ribuonasera. Minchia, mi spiace. Come mai? Un po' più alto. Gaetano ha sempre problemi con gli audio. Passata? Stai meglio? Lo facciamo così, guarda. Siamoci già prontissimi. Tac. The Medium lasciamolo lì. Ovviamente avendolo fatto su PC Mark non potevo non metterlo anche qui e probabilmente magari lo riportiamo, lo proviamo anche su Xbox. Azzo, probabilmente calcoli. Oh, tienimi informato. A parte che si sono presi in tempo, in generale, ma presi in tempo, te li levano con, non mi ricordo come si chiama, comunque non ti fanno neanche un intervento invasivo. Praticamente li sgretolano e li espelli dalla pipì, quindi. Però posso immaginare il male. Stasera porto un titolo, tra l'altro non c'è Grey, mi ha già avvertito, però porto un paio di martellate via. Sì, ma non so, non mi ricordo come si chiamano, non sono proprio radiazioni, però ti lanciano contro queste specie di radiazioni, se non mi ricordo esattamente, delle onde che colpiscono e ti sgretolano i calcoli. O almeno così mi ha raccontato un amico che le ha fatte. Comunque dicevo, Grey stasera non c'è, quindi sono abbandonato a me stesso. E
porto un gioco che ha un mix letale, probabilmente, per la vita, però tanto siamo quasi sempre chiusi in casa ultimamente, quindi può essere interessante. Tra l'altro, Mark e ragazzi, lo trovate sul Game Pass. Quindi, ecco, non c'è Gray, è così. Gray, le altre sere c'è, quando devo streamare io, no, a parte gli scherzi. Non c'è Gray perché è fuori per tutto il giorno, mi ha detto oggi, quindi ci sta. Dicevo, è un mix letale questo perché è un metro, cioè, ha preso dei generi, ha fatto un mix di generi che sono Metroidvania. Tocca fare a te, Carolangi. Esatto. E Pokémon. C'è cioè un Metroidvania e Pokémon. Adesso vediamo un po' com'è. A me sembra alto l'audio. Però dimmi tu, Mark. In pixel art, bellissima, tra l'altro. Abbassarmi l'audio perché per me è troppo invasivo in cuffia. Team 17, sì, che ultimamente sforna delle piccole perle. Allora, nuova partita. Vuoto. La barba, ovviamente. Sono un pirla. Come vi dicevo, è gratis sul Game Pass, quindi se dovesse piacervi, avete un Xbox. Ce la faccio a scrivere oggi, dai, abbiamo capito. Lo trovate sul Game Pass. Ci sta tutto? Ci sta tutto. Vediamo appena parti. Ok, per ora sembra buono. Perfetto. Go, go, go. Il santuario dei mostri è una terra lontana da ogni altra civiltà umana. Mentre i mostri selvaggi sono pericolosi per gli uomini, i mostri da loro allevati crescono, restano fedeli ai loro padroni. Nel santuario dei mostri, gran parte delle persone abita nelle foreste dei guardiani. Quindi saremmo un guardiano noi? Nel forte dei guardiani, il cazzo leggo. Molti di loro hanno imparato ad allevare e allenare i mostri. Si fanno chiamare guardiani dei mostri. Oh, abbiamo lo starter, io ho già ho scelto. Scegli un famiglio per la tua stirpe. Lupo spettrale, già è un lupo. Tipo acqua. No, acqua vento. Fuoco vento. Falco spettrale. Rana spettrale. Terra acqua, carina anche questa. E leone spettrale, fuoco terra. Io ho sempre adorato gli starter d'acqua. Questo ha più attacco e magia, meno difese. Energia uguale e più mana. No, il lupo ha più mana. Poi, un botto di mana, botto d'energia, poco attacco, poca magia, poca difesa, più difesa. E anche più, sì, più difesa. Lupo, attacco, non così tanto, sono uguali. Attacco e magia uguale, difesa è su di uno. Non posso fare così. Difesa è su di uno. Energia uguale, mana ne ha di più. Ne abbiamo di più con il lupo. Ovviamente andiamo di lupo spettrale. Tra i più prestigiosi guardiani dei mostri ci sono quattro stirpe principali legate alla storia del santuario dei mostri. Ogni stirpe è protetta da un famiglio spettrale. I famigli proteggono la rispettiva famiglia da tempi immemori, di guardiano in guardiano. Guarda che figo.
Perry Naibar ha appena iniziato il suo percorso come guardiano dei mostri, proprio come i suoi antenati. Come per tutti i guardiani dei mostri alle prime armi, il tuo viaggio inizia dal sentiero dei guardiani. Il famiglio della sua stirpe assume la forma di lupo spettrale. Dai un nome al tuo famiglio. Diamo un nome a... come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Chi? Il lupo spettrale? È il nostro famiglio? Tra l'altro ti saluta Mark, eh? Mark, guarda che scherzavo ieri, però grazie. Grazie Mark. Gigi. Come lo chiamiamo, scusa? Gigino. Gigino? No, Gigino no. Dai nomi a tutte, non trovi un nome per il lupo spettrale? Comunque c'è Mark, non lo saluti? Ciao Mark! Ci ha anche donato 17 dollari 17, eh? Lupetto, Luspetto. Luspetto? Poi sembra Lustacca Spettro. Si può scrivere così? Non lo so. Quante lettere ho? Boh. Ti 6 ore di live per trovare il nome. Non so, metti ansia, non lo so. Un nome? Non lo so, pensalo tu. Ah, Silvia si è dimostrata inutile come sempre. Lu. Lu Spettro. Lu Spettro. Spettro, fatto. Grazie Mark per la donazione, davvero. Gentilissimo come sempre. Oh, lo spettro ci parla. I mostri. No, sono mostri, sono creature selvagge. L'unico motivo per cui ti aiuto è il mio legame con la tua famiglia. Ah, sei già simpatico, eh. Affanculo lo spettro. Gran parte dei mostri sarà meno incline di me ad aiutarti. Ecco perché devi continuare ad allevare i tuoi mostri. Cresceranno al tuo fianco, proprio come me, e combatteranno per te. È un piacere. Grazie, Mark, davvero. Il modo migliore per ottenere la fedeltà di un mostro è far schiudere il suo uovo. Tra l'altro, essendo anche la prima donazione che riceviamo, devo capire anche come funziona, dove vanno, come però grazie. Il modo migliore per è schiudere il suo uovo. Ah, qua ci sono le uova di mostri. Come si prendono? Naturalmente dovrai combattere per ottenere le uova di mostro. Guarda un blob laggiù. Guarda un blob laggiù. Che bella faccina che c'ha. Vagli vicino per combattere. Vediamo se sarai all'altezza dei tuoi antenati. Andiamo. Chi è che salti? Non c'è il doppio salto. Strano. Sarà da sbaglio. Che ho fatto? Con questo cambio mostro. Ah, l'attacco... Lo spretto che attacca. No. Vediamo come funziona. Inizia battaglia, scegli i mostri. Allora. Riordina. Cambia mostro, cioè abbiamo solo quello. Attacco, getti, info nemico. Debole a... cazzo è quel simbolo? Resistente all'acqua, perfetto. Ed è debole a fuoco. Sarà il fuoco quello, sì. Quindi è debole all'acqua e non useremo l'acqua. Ah no, quello è il vento. Debole al vento. Il vento ce l'abbiamo. Ah, ci fa vedere anche quanti danni facciamo. Questo sarà il mana che spendiamo. Quindi go go go. Hai fatto niente, ciccio. Come si ricarica il mana? Vediamo. Che male. Si ricarica nel tempo? Sembrerebbe di sì. O no? Dai, devi morire.
Sembra una cacca gialla. No, povero. 3 stelle, che schifo. Allora, difficoltà nemico. Durata battaglia 3 turni, energia 70%, potenziamento, depotenziamento 0. Queste saranno le statistiche con cui aumenteranno o diminuiranno le stelle per il combattimento. Quindi 6 e 8, 2, 4, 6, 8, 10. A 8.000 su 4 stelle, a 10.000 sarà 5. Tra i 9 e 10. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Perfetto. 120 d'oro. Oh, uovo di blob, ce l'abbiamo. Pozione piccola, rame. Materiale per potenziamento comune livello 1. Ok. Continuo. Questo gioco per me è la fine, io già lo so. Ben fatto, hai ricevuto un uovo di blob. Ora devi farlo schiudere. Apri l'inventario per farlo. Inventario. Vuoi far schiudere l'uovo per ricevere un blob? Hai fatto schiudere un blob. Fai nascere più morto. Fatto. Lasciamogli i nomi loro, che così, sennò poi ci perdiamo. Cos'è sta roba? Complimenti. Non so cosa sia sta roba, ma guardiamo dopo. Ok, e adesso sono tutti di livello 1. Questo è il primo mostro che hai fatto schiudere da solo. Per ora è debole, quindi dovrai farlo allenare. Anche tu hai molto da imparare. Tu e quel Bob siete piuttosto simili. Lo spettro! Ci stai un po' sul cazzo, eh? Vabbè che sei con la mia famiglia da tempo, però hai rotti i coglioni. Proseguiamo sul sentiero dei guardiani. Ci condurrà dal vecchio Buran, un mio amico di lunga data. È un insegnante paziente per tutti i giovani guardiani in cerca di una guida. Ti consiglio di ascoltarlo molto attentamente. Traffanculo, eh. Vabbè, noi affrontiamo tutti. Ciao. Perché dobbiamo farli salire di livello, ovviamente. Inizia battaglia. Allora, lampo misterioso. Io come faccio a vedere che cosa sono queste robe? Una descrizione? Questo? No. Questo? Dovrò andarla a leggere da lì. Ah, beh, questo cura. Vai di lampo misterioso. 4 per... Ah, è sotto la descrizione, deficiente. 4 per 40%, 160% di magie, di danni magici, magici danni, neutrale. La traduzione è fatta un po' a cazzo. Si chiama Buran perché fa vento. La descrizione è in basso, infatti. Non l'ho capita, perché si chiama Buran, Buran perché fa vento? Dai. Bravo Blob, che si sputi in faccia. Devi morire. Critici, critici non ne facciamo. Da, il Buran è il nome di un vento. Ah, non lo sapevo. Noi siamo d'acqua anche. Ci ha fatto l'acqua, ci ha fatto anche un critico. Loro sono deboli al vento e noi gli facciamo il critico. Vaffanculo, va. E lo fai un critico? Così, no, proprio neanche per farmi contento. Wang Bukaz. Sì, prima abbiamo
Sì, Petra Stella. Ci abbiamo preso probabilmente potenziamento, non ne abbiamo. Pozione piccole rame, ma tutta la roba che ci può servire. In base all'efficacia della tua strategia di battaglia otterrai una valutazione da 1 a 5 stelle. Una valutazione elevata aumenta le tue probabilità di ottenere ricompense migliori, come uova di mostri rari. Ok, va bene. Adesso ci sono passaggi segreti. Giovane guardiano, questo è l'inizio del sentiero dei guardiani, perché ogni uomo, bestia e santuario deve avere un inizio. Va bene. Dei mostri nuovi. Debole all'acqua e debole al fuoco. Quello cosa cazzo è? Terra, probabilmente. Terra non ne abbiamo, fuoco non ne abbiamo. Quindi tu vai qua, che vedo che gli fai male. Mentre noi con l'acqua andiamo qua. Debole a fuoco. Ah no, era lui debole all'acqua. Vabbè, via di grandi. Un critico manco a pagarlo. Tra l'altro, sotto la mia, dove c'è la telecamera, vedo combo per ora 0, danni 100%. Quindi se riesci a fare degli attacchi in combo, che dobbiamo ancora capire, aumentano i danni e probabilmente anche la valutazione. Comunque, tu qua. Ah, è un critico adesso che non ci serviva. 4 combo, vai. Oh, bravo, finalmente. Sei combo, 130%. Vediamo un po'. 8.004 stelle, sì. 2, 4, 6, 8, sì, giusto. Ci abbiamo preso su come vengono dati i punti, cioè le stelle. Non ci ha dato nessuno dei due l'ovettino. Ho un punto talento. Ma man mano che i tuoi mostri ottengono esperienza in battaglia, saliranno di livello. In questo modo guadagnerai nuovi talenti. Dai un'occhiata all'albero dei talenti. Ok, dove? Ecco già, talenti. Minchia, quanta roba. Allora, questo fiamma spettrale, neutrale, vento, acqua, neutrale. Possiamo aumentare di nuovo questo. O la grandine, o questo credo. No. Non lo so. Raffreddamento, ogni colpo ha un 10% di probabilità di applicare freddo. Simbiosi con il mana, ripristina 5 mana quando si guarisce, ok. Migliora la valutazione d'attacco, per ora non ci interessa. Migliora la valutazione di magia. Ripristina un 15% dei danni inflitti ai nemici. Ah, ruba vita, ok. 2 per 130%, grazie che ci fa l'operazione lui. Danni critici più 50%, quasi quasi. Cosa fa Gloria? Incrementa la probabilità di un critico di un 10% e danni critici del 20%. Qua sarà un problema, poi destreggiarsi su queste cose. Allora, questo non si sa però. Io direi di fare questo per ora, per avere più danni, visto quando non becchiamo. Quando becchiamo mostri che non hanno la debolezza a uno dei nostri elementi. Ok. Scusa lui. Pioggia acida. Applica rottura a corazza. Rottura a corazza, depotenziamento. Questo è buono. Scoppio di bolle d'acqua. Questo è buono. Sì, vedo che c'ha dei quadratini, quindi si può potenziare 2-4 volte probabilmente. Guarisce il bersaglio per 5 per 70 più 25% magia.
I talenti di guarigione attivano una quantità di guarigione aggiuntiva pari a un 30% del valore di magia. Questo è un healer. Migliora di una dotazione di difesa. Questo qua subito lo prendiamo appena passa di livello, perché il veleno, di sicuro veleno, se ci sono altri status negativi saranno molto utili. Andiamo avanti. Apri. Hai ottenuto tirapugni. Difesa più 15, magia più 30, attacco più 30. Andiamo subito a equipaggiarlo. Che è un lupo col tirapugni. Subito. Un bastoncino. Ciao. Ehi, compagno guardiano, sapevi che ognuno dei tuoi mostri possiede un'abilità speciale? Alcune di esse ti consentono di superare determinati ostacoli. Inoltre potresti imbatterti in pareti distruttibili, come quella dietro di me. Prova a colpirla sfruttando alcune delle abilità dei tuoi mostri. Zan zan zan. Anello vitale non è malvagio, mi sa, eh. Mi aumenterà la vita al mostro. Diciamo aumentare a lui che ne ha poca. 500. Sì, dai. Non è 600, no. Diamo al spettro. Capito, scusa. 106 aumenta di 160 a lui. 160, ok. Vai. Grazie, arrivederci. Ehi là, hai appena iniziato come guardiano dei mostri, vero? Hai già trovato degli equipaggiamenti per i tuoi mostri? Equipaggiandoli con ciò che troverai, li renderai più forti. Ma va? Kunai, che è il blob con i kunai. Subito. Kunai da rigenerazione di mana più 5 d'attacco. Questo è buono, dai. E lui dovrà curarci, quindi ha bisogno di avere sempre mana. E di come ci arriviamo? Non ci arriviamo. Un PJ8. Vediamo un po'. Go, go, go. Allora, lui come al solito è debole a vento e resiste ad acqua. Tu sei debole a terra e resisti al vento. Giustamente. Facciamo più male a te, però. Perfetto. Artigli. Questo se lo fa. Se riusciamo a fargli il critico, dovremmo ucciderlo. Quindi vai. Ovviamente lo spettro è inutile. Dai, dai. 3 stelle. E niente uovo. Uovo. Avevano detto a lui il veleno. Come ti sta sembrando per ora, Mark? Ed è magia da terra. Quindi ci è comodo questo sicuro. L'uomo ha prosperato per generazioni, fondando una città e nazioni. Strade e diligenze non erano con... Non erano che l'albore del nuovo e rumoroso treno a vapore. Ah, era in rima, carino. Mi ci perdo in giochi così. Immaginavo.
bracciale. Il bracciale ci dà difesa più 10, rigenerazione mana più 12, quindi subito. Cioè, mentre la difesa, rigenerazione mana ci dà riduzione dei danni del 4%. Go go go. Cosa cazzo c'è lì sopra? Cos'è? No! Lo volevo quell'affare. Non faglielo vedere a Kailina questo, che ci si perde anche lei, eh. Critico, intanto diamoglielo. Comunque gli aumenta la difesa. C'è un blob con i kunai al guanto, è bellissimo. Questo cos'è? Sta, parla. Ah, possiamo parlare con lo spettro. No, figata. Mappa. Opzioni salve ed esci. Ah, non ci fa vedere il diario dei mostri, peccato. Allora, a destra e a sinistra, andiamo prima a destra. Questa è la strada che conduce al forte dei guardiani, ma prima dobbiamo proseguire sul sentiero dei guardiani e fare visitare il vecchio Buran. Ok, scusa. Di qua? Di qua. E se vado di qua? Due rame, poi cercheremo di capire cosa ci dà il crafting a sto punto. In live sta giocando a Re2, in hard adesso. Più avanti li porterò anch'io qualcosa di Resident. Ce li ho su PC, ce li ho tutti su PC, compreso l'8. E mi piacerebbe portarli dal PC, quello potente. E rigiocarli su PC a 60, eccetera, eccetera. Con lo schermo 4K. Devo volare la terra. Madonna mia, che male che ti faccio adesso. Cazzo, rompi il culo, blob. E questo convento, scusate, con veleno l'abbiamo fatto fuori, esatto. Tra l'altro c'è per tutto, PC, Switch, penso anche PS4. Grande. Arca miseria. Se finivamo questo turno probabilmente... preso più punti e per 500 punti, cazzo. Tra l'altro, potenziamento di potenziamento, cioè l'altro 260, perché gli abbiamo applicato un malus, uno status negativo. Girerà anche sullo schermo del frigo, questo sì, sicuramente. Uovo di Vaero subito, noce comune. Ci abbiamo un nuovo mostro. Chissà se lo prendiamo, se partono da livello 1 o vanno nelle zone per livelli, o prende il livello di... o prende un livello sotto, o prende il livello... Vabbè, adesso lo vediamo. Cazzo, sto qua a chiedere. Abbiamo un uccellino. Vaero. Dai, Vaero va bene. Vediamo. No, prende il nostro livello a quanto pare. Talento. Lui ha due deboli. Vabbè, l'abbiamo visto cos'era debole. Lui c'ha pestaggio, che è un fisico. E ci piace. Applica forza. Ci aumenta il 20% dei danni. C'ha tempesta di piume, che è vento. E falce volante, che è vento. Questo è un 6x25. 150 danni da vento. 160 danni al vento. Le falci già però ce l'abbiamo. Vediamo questo cosa dà. Attivazione attacco. Ogni attacco attivo un colpo aggiuntivo pari a 35. C'è Lucazzi. Danni critici extra. Difesa, attacco. Ci manca qualcosa di fuoco. Questo non è male però, eh. Potremmo tenerlo come quello che dà. Eh sì. Applicati rapidi, potenziamento. Ah, questa tra l'altro è di gruppo. Quindi prendiamo questo. Go go go.
L'uomo sapeva di coloro che attendono nei boschi e nelle caverne grezze, eppure ne allevava le remote ricchezze. È così che le case dei re risplendono. Attendono, risplendono, non è proprio ABC. Qua è ABBC. Gli manco Pucazzi che ci arriviamo, vero? Infatti, ci sarà un altro modo. Due passaggi qua. No, è di là, di là, di là. Tutta una cazzata. Allora, ci abbiamo questi due deboli al fuoco e l'altro è debole alla terra. E quello, i bruchi sono deboli all'acqua, scusa. Quindi acqua, terra, perfetto. Allora, passiamo con lui. No, è resistente alla terra la merda qua. Però intanto mettiamo, è pure resistente, mettiamo, facciamo così. Perfetto. Tu piedi, e adesso ho messo il veleno per niente. Ciao caro. Mi ha aumentato la difesa. Vuoi il temente lime? Sì, va bene. Totò. Chi è Totò? Totò era un grande attore. Lo spettro è un po' troppo sgargiullo. Tirapiedi, potenziamento all'intera squadra. Applica forza. A uno no, a tutti, vai, vai. Secondo potenziamento. Perfetto. Hai guardato se sono mostri. Se con i mostri cambia la specialità, con il lupo butti giù i muri, magari con l'uccello ori. Bravo, vero, c'hai ragione, non ho guardato. Adesso andiamo a vedere. Teghera Zone. Andato, col veleno è andato. Non è andato, peccato. Ah, fuori su. Ma no, per 60 punti. 56. Vabbè. Luogo, magma bruco. Oh. Andiamo a vedere il magma bruco. Mettiamo in panchina. Mi ha fatto schiudere un magma bruco. Fatto. Ok. Allora, andiamo su di lui prima. Scusa. Talenti. Incendio. Quant'è? Lui ne ha due perché è di livello 3. Si prende l'ultimo livello. Lampo misterioso. Non ci interessa. Barriera, questo aumenta la difesa. Scudo, proteggi tutti per uno, 100 più 40% di difesa. 100 base più il 40% della sua difesa o della difesa di chi lo riceve. Sostegno, applica barriera. Applica rigenerazione. Questa è tanta roba anche questo, eh. Ne avevamo due, giustamente, giustamente. Facciamo così, va. E andiamo dallo spettro, talenti.
danni magici neutrali, che anche questo non sarebbe male. Mi piacerebbe aumentargli il mana, però per ora non sento il bisogno. Facciamo così, dai. Nutri. Noce. Ah. Vabbè. Hai detto cambia mostri. Il blob. Il blob fa le bolle. A cosa servirà? Non lo so. Questo brucia. Eh sì, vedi col... Ah, ci fa fare un piccolo pezzo in volo. Buono. Quindi io dovrei fare così e così. Grande Mark. Diadema. Se non ricordo male, infatti, mi sa che non è neanche questo quello giusto. No, invece è ottenuto pelle. Perfetto. Allora lasciamoci qua, Vaero. Un sacco di cose, si torna indietro, un sacco di cose da prendere. Esatto. Globo, regenerazione mana. Buono. Mazza chiodata. Cattivissima. Allora, vediamo gli equipaggiamenti. Diamo un po' di roba a qualcuno. Lui ci deve praticamente mettere i buff e i debuff. Per ora i buff, quindi. E aumentiamo il mana. Prima di tutto. Quasi quasi ti do il globo. Sì. E poi ti do difesa, visto che ti ho diminuito la vita, più difesa e più mana. Vai Vaero, Vaero. Al magma bruco vediamo, cattivissima mazza chiodata, ma c'è un cazzo d'attacco, te la do a fare a te. Ti aumento la vita di 110 e la difesa, no, magma bruco non ci serve un cazzo per ora, quindi 4, 5 te lo diamo a te, il Valerio. Ti diamo anche la pelle e andiamo a rompervi il culo a voi. Però aspetta, a me, visto che voglio prendere il 5 stelle, tu sei resistente al vento, cioè alla terra. Quindi, e loro sono deboli al vento, quindi vai in the pumpkin e vai lì. Uno, due, tre, scambia mostri, mi scambi il magma bruco con Valerio qua. Cazzo si fa, scusa, se... scegli i mostri. Ah, giusto, devo sceglierli tutti. C'ha ragione anche lui. 1 2 3. Allora, abbiamo detto debole al vento,
Resiste alla terra, debole al vento. Quindi vento, vento, fuoco. Vai, posso sempre avvelenarti però. Poi tocca a te. Loro sono resistenti alla... questo. E tu vai a rompere il culo a questo. E c'ha la bruciatura, perfetto. Sì, sì, bravo, cura, cura. Quanto veleno c'ha ancora, no? Ce l'ha. Avveleno pure te. Vai. Abbiamo fatto anche un critico. Vai. Questo dovrebbe morire per la bruciatura, sì. Adesso a noi ci interessa continuare a fare stack di veleno su di lui. Poi che si è già arrivato troppo, ma vabbè. E una barriera che se gli facciamo più danni col veleno, no, con questo. Due critici, grande Bob. Ciao. Da notare che più colpi fa l'attacco, più aumenta la percentuale di danni dell'attacco successivo con il contatore combo. Sì, mi ha fatto schifo però. C'ho la cam lì sopra, perché sennò te l'avrei fatto vedere. Andiamo dal nostro amico Bob qua. E ho la più gettina, ci gliela darei. Guarigione per ora non ci è servita, quindi... Questo è un danno da... un colpo aggiuntivo, farei anche questo a dir la verità, eh? Veramente bello, è molto intrippante sto titolo. Una passiva. Riduce la difesa, non andiamo con la più giacina, dai. Usare per primo una skill con molti colpi aumenta i danni dei due mostri che seguono, da tenere in considerazione. Quindi usare per primo una skill con molti colpi, quindi con più di un colpo, mi stai dicendo, tipo gli artigli. Sì, anche quando lui usa la cosa del veleno, il contatore combo sale. Adesso facciamo così, così lo vedi tu. Lo vedi anche tu. Anche la sedia, poi sperando che non mi abbandoni il mouse. Questo e questo, se io faccio così non succede un cazzo, perché il mouse sta andando, io devo cambiarlo il mouse. Non si legge passivo, ma sti cazzi. No, ancora un po' troppo in alto.
la O di passivo non si legge bene, però così si dovrebbe vedere meglio. Poi mettiamo a posto la sedia. Allora, go, è la fine, con sto titolo. Alle proprie brame l'uomo ceduto, depredando e assalendo, si è pasciuto. Il suo incedere mai vide sosta, eppure è l'umanità a pagarne la posta. Ah, di là quelle lì lo apriamo di sicuro col fuoco. Anello impatto, subito. So anche a chi darlo. Ce ne hai spazio? Sì, l'ultimo. Danni critici. Era meglio se fosse stato probabilità di critico, però vabbè. 10% vuol dire che un colpo su 10 dovrebbe fare il critico. Cos'è quello? Ciao. Ehi, compagno guardiano, sapevi che puoi cambiare il mostro che ti accompagna? Sì, l'abbiamo visto prima. Ciao. Grande magma bruco. Boh, i soldi ci faranno sicuramente comodo. Gemma rossa, materiale per potenziamento raro di livello. Vai, brucia. Invece cosa mi dici? Benvenuto, giovane guardiano dei mostri. È la tua prima volta sul sentiero dei guardiani, vero? Questa è una pietra del teletrasporto. Puoi usarla per spostarsi rapidamente tra le pietre che troverai. Io? Sono solo un cacciatore di tesori. Tiro avanti vendendo ciò che trovo in giro. Vuoi comprare qualcosa? Acquisto. Lacrima di Fenice, vabbè. 4 per 200. Facci tu cazzo. Difesa. Generazione mana 18, no, per ora no, perché costano un boato. E noi quanti soldi abbiamo? 4,24, però ci riteniamo, caro. Ciao. Anche perché qua c'erano le lacrime di Fenice. Torniamo con Valerio qua. Ricordiamoci che dobbiamo andare a esplorare su. Siamo prima su, prima giù, prima su, dai. Poi ci torniamo qua. Compi aumenta del 10%. È la fine, sì. C'è il gatto con la spada. Aspetta, lo devo vedere. E gli stivali. Aspetta, lo devo vedere. Arrivo. Lo dobbiamo avere assolutamente. Arrivo. Ma che carino è. Go. Rompiamogli il culo. Troppo carino. Tre gatti. Sono tutte e tre deboli alla terra, resistenti al vento. Noi di terra abbiamo solo il nostro amico. Gattila, carino! Gattila, rimane Gattila. Gattila è fantastico. Che sono più resistente a vento e acqua. Sto pensando. Terra, loro sono resistenti al vento, ma deboli alla terra. C'è i mostri. Non me li fai vedere, vero? No. Vabbè, proviamo così, va? Allora. Anche se sembra che stiano tipo tagliando una spalla da soli. No, se la mettono sulla spalla e fanno... perché hanno lo spadone. Appunto, ma sembra che si... cioè,
No, perché la lama è più indietro. Dici? Sì, se l'appoggiano praticamente l'Elsa è prima della guardia. Sì. Sarà una spada bastarda quella che puoi tenere sia a una mano che a due mani. Eh sì, perché sennò poverini si prendono. Che carico, il gattile è stupendo. Bene. Dopodiché, io intanto. Forza. Tira piedi, cos'è che faceva questo? Vai, vai, su tutti. Fiamma spettrale, male fa, però gli artigli sono ancora peggio. Questo. Infatti si ha fatto un danno aggiuntivo, ho visto. Il vento lo ci fa un cazzo. Per dopo la guarigione. Allora, tu tanto sei morto praticamente da veleno probabilmente. Dai. Perfetto. Tira piedi. Ce l'abbiamo già. Via di forza. E poi comincia ad attaccare anche Valerio. Adesso Artiglia ha una freccettina in giù. Perché ha una freccettina in giù? Che prima non aveva, perché se lo uso dopo ha meno effetto, allora usiamo questo. Però meno effetto un cazzo, guarda che danni. Questo. Anche lui è morto per veleno. Bob si deve curare, facciamo una prova, vediamo, cura un botto tra l'altro. Bravo. Tocca a te attaccare. Dai, dai, dai. Fai un po' cagare, Valerio, con gli attacchi. L'uccellino. Dai. Minchia che critico. Grande Ruspetro. Guardi tutti. Con un nome così non può che fare degli bilanci potentissimi. Degli attacchi potentissimi. Ah no, però vedi? Non funziona come pensavo. 2, 4, 2, 4, 6, 8. Questo lo prendi probabilmente solo con 9.500-10.000. Peccato, ci speravo. Non ci ha dato l'uovo di gatto. No, speriamo di ritrovarlo. Gattila è bellissimo, Mark. Non ci ha dato l'uovo di gatto. Ma qua sono mostri, quindi tu. Sì, vai, Applica forza. Questo dà due buff, quindi non mi serve più questo poi, perfetto. Beh, quindi, se è il lupo neanche più di due. Valerio. Mamma mia. Valerio. Gli mettiamo sta roba, lui deve. Per ogni potenziamento si riceve un potenziamento aggiuntivo. È una passiva. Questa è anche figa, gliela prendiamo al prossimo livello. Go go go. Abbiamo fatto bene andare prima di qua, andiamo giù. Altri magma bruchi. Perfetto. Qua nessuno è debole al fuoco, ma scegli mostro. Dovrebbe essere meglio Valerio. Cioè Valerio, il magma bruco. Il mabruco. Perché resiste al fuoco e loro hanno attacchi di fuoco, quindi chi leviamo? Leviamo Valerio, però lui ci potenzia. Leviamo Valerio. È Valerio per gli amici. Valerio è molto bello, però. Allora, via di pioggia. Forse un grande pisello verde. Chi? C'è un cosino, un sferico, sembra un pisello. Quello verde? Sì. È un blob. E aumentiamo la difesa. Vabbè, il magma bruco ci saluta. Il primo. No, invece. Ci sua. No, ci ha bruciato lo spettro. Bastardo.
Allora, intanto cominciamo ad avvelenare loro. Ma lancia dei mini blobbini? Sputa, probabilmente è sputo. Sputi di tanti piccoli piselli. Aumentiamo gli stack di barriera e rigenerazione, se mai. Mi spiace per il lucio. Tu devi morire anche subito. Un cappellotto verde in pratica. E anche tu. Veleno. Serve un cazzo, ma magari lo bruciamo. Sì. Grandine. Sperato. Adesso ciao. Così. Che schifo. 3 stelle. Dai, dai. Talenti. Tu. Bush Petra. Allora la zona abbiamo visto che c'è. Questa è una passiva. Aumenta l'attacco del 10% della magia di questo mostro e la magia di un 10% del suo valore. Aumenta l'attacco di un 10% della magia. Di un 10% della magia di questo. Aumenta l'attacco di un 10% della magia di questo mostro. Quindi aumenta l'attacco 10% della magia. La magia. Quanto ha in magia? 65. 10% è 6,5. Sì. Ok, quindi gli aumenta l'attacco di 6,5. E la magia del 10% del suo valore d'attacco. Qua è pari, quindi dovrebbe essere così. Gli mettiamo questa passiva, se no gli aumentiamo mana extra. Per ora non ci serve, abbiamo visto. Mettiamogli questa che ho, questa porca troia, guarda, ci sono questo per il freddo, sanguinamento, dai, no, ruba vita, non è sanguinamento. O gli aumentiamo il critico o freddo. Il mostro perde 10% di mana quando viene applicato. La rigenerazione di mana viene ridotta del 20%. Pensavo facesse danno alla vita, quindi però non ci serve. Aumentiamo il critico a questo punto. Magia 7. Mettiamo la magia. Sai che non so cosa fare veramente. Vabbè, teniamocelo per ora, va? No. Tenerlo no. A sto punto aumentiamogli la grandine, dai. Il nostro amico qua. Aura unica. Quando un nemico subisce dal depotenziamento bruciatura da. Quando un nemico subisce dal depotenziamento bruciatura danni pari a un 4% di energia massima di ogni mostro, applica lo scudo alla squadra. Questa sembra tanta roba. Tutti i mostri della squadra hanno finito. Yeah. No, ma io voglio Gattila. Anello del critico. No, per ora no. Però non gli serve a nessuno che faccia critico. Facciamo lui.
No? Niente, ci interessa però. Ciao Blobbino. Siete deboli all'acqua. No, siete deboli al vento, quindi va bene così. Gattila, gattila, gattila. A cos'era debole Gattila? A questo. Farti malissimo proprio. Applica forza. Applica stregoneria. I talenti magici causano 20% di danni in più. Allora, prima tira piedi, dai. Poi io voglio far fuori Attila prima. Gattila, che magari se lo facciamo fuori prima ce lo danno. Aspetta, aspetta. Allora, lui è morto dal veleno, sicuro. Tu vai così. Si è preso lui, che non gli serviva un cazzo, non gli serviva. Lui resiste all'acqua ed è debole al vento. Allora lui muore dal veleno, quindi a sto punto Gattila. Lo stiamo livellando, dai. Allora, talento. Io direi, visto che il veleno è importante, questo però non lo stiamo usando tanto, guarigione. Con soli mana aumenta di un 10% la rigenerazione del mana dell'intera squadra. Ottimo. Ogni attacco attiva un colpo aggiuntivo pari al 35%. Questo è carino. Però a sto punto andiamo così. Ok. Intanto ci beviamo un po' di tè. È ustionante. Poi i quattro si fecero avanti, liberi da brame senza rimpianti. Dando ascolto a una voce interiore, uno squarcio al regno aprirono nel cuore. So già che ci siamo lasciati una zona indietro e non ricordo dove. Ah! Ho continuato la rima. No, è un'assonanza. Cuore, dove sei? Di là e di là. Ok. E noi qui vogliamo andare su. Non così. Fumogeno. È enorme sta roba. Conchiglia. Conchiglia possiamo dargliela a Blobbino. Blobbino. Mi dà un 9% di riduzione dei danni e più il 20% di difesa, sì, dai.
ci serve per ora. Fiocco. Il fiocco lo diamo a Valerio. Il fiocco ci dà più 110 di vita. Blob, quanta ne ha? Sì, sono lì, quindi va bene. Un fiocco. E ci ha dato 20. Facciamo così. Fiocco da più 110 di vita più 20 di mana, va bene così. Fiumi fluiron da quella ferita e monti saliran nell'aria pulita. È questo il posto per ogni creatura che voglia vivere con la propria natura. Va bene. Oddio, e questi? Vai. Debole al fuoco, debole alla terra, debole al fuoco. Ah. Poi lì non ci serve lo spettro? Però cazzo. Debole al fuoco, debole alla terra. È resistente al vento. Lo spettro. A sto giro rischiamo e non ti mettiamo. Il problema è che sei forte, lo spettro. Ho paura che questi qua, Yowie, ci rompano il culo. Però proviamo, dai. Go go go. Di pestaggio. E tu vai l'incendio. Dato. Adesso, mi spiace, ma serve. Cosa ce l'abbiamo ancora tutti? Ah, il canale. I talenti attivi richiedono un 20% di mana in meno. Questo è buono. Pica forza. Oh, vai di pestaggio, dai. Ma però i danni non ci preoccupano, vai, vai. Probabilità di tesoro di rari 60%, dai, daccelo l'uovo adesso. Bastardo. Ci ho dato la gemma blu, ma preferivo un uovo. Mettiamogli questo per forza. Così partono debuff a fottere. Cioè debuff a fottere. Oh, salve. Siamo in una fattoria. Chi sei?
Vecchio Buran, a caso l'abbiamo trovato. Oh, ma guarda un po' se quella non è una faccia conosciuta. Ehi, Buran, quanto tempo. Ti ho portato un nuovo allievo. Ha appena ottenuto i suoi primi mostri. Ho pensato che tu potessi insegnargli qualcosa. Quando tu saresti... Ah, quindi tu saresti il nuovo guardiano spettrale, eh? Qui la gente vi chiama il vecchio Buran. Ho preso dimora ai confini del sentiero dei guardiani in modo da poter insegnare agli sbarbatelli come te quali sono i doveri di un guardiano dei mostri. Ma prima combattiamo. Voglio vedere se sei degno del titolo che porti. Va bene. Ma te li sciolgo questa. Ah, però sono di un livello più alto. Sono deboli al vento. Osserva sempre i tuoi nemici con attenzione. Alcuni dicono che l'esito di uno scontro si decide ancora prima dell'inizio, vero? Ho cresciuto personalmente quei blob. Sono diventati più forti di tutti quelli che hai incontrato. Come vedi, il loro livello è molto più alto. È uno, eh. Puoi vedere anche le debolezze e le resistenze dei tuoi nemici. I miei blob sono deboli agli attacchi di vento. Va bene, va bene. Ma vedi come ti rompo il culo, guarda. Prima te lo avveleno. Con già 3-4 critici. Guarda l'angolinato a destra dello schermo. Quello è il contatore combo. Ogni tua azione durante una battaglia incrementerà il contatore combo in base alla frequenza con cui colpirai i nemici. Guarirai o potenzierai i tuoi alleati. In questo modo incrementerai i danni degli attacchi successivi. Bravo Mark, che l'avevi visto prima. Il contatore combo si azzera dopo ogni turno. Cerca quindi di utilizzare i primi tuoi mostri più deboli, difensivi o di supporto, e di ricorrere all'azione con un numero di colpi elevato. Così facendo potenzierai al massimo i danni inferti dai tuoi mostri offensivi che impiegherai più avanti. E infatti abbiamo il lupo per ultimo. Oh. Il tuo Bob ci ha quasi salutato, ciccio, eh? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Andato. Conta i colpi dell'ultimo. Allora, lui se ne va al prossimo turno, quindi diamo veleno a lui. Ho sbagliato, cazzo, vabbè. Ho sprecato un turno, che pirla, vabbè. Perdere minimo una stella di sicuro. Così aumentiamo la bombola. Arrivare a 4 se non sbagliavo. Niente male, davvero niente male. Hai attraversato il sentiero dei guardiani e sconfitto i miei mostri. Tuttavia, per diventare un vero guardiano, dovrai prima superare un altro test. Giovane guardiano, la prossima prova sarà molto più impegnativa. Preparati con cura.
Se i tuoi mostri hanno dei punti talento extra, segnali ora e scegli saggiamente. Solo uno. A sto punto, roba vita non mi serve per ora. Che cazzo abbiamo? Questo però nel combattimento di prima non l'abbiamo usato. Questo è un passivo? No. Incrementerà la probabilità del critico di un 10% e i danni critici di un 20%. Proviamo, vai con questo, dai. Sei pronto per la vera prova? Sì. Bene, sei coraggioso. Ma questa volta non affronterai un normale mostro, ma una tegliera. Con la coda. I mostri particolarmente potenti sono spesso descritti come campioni. E questo però è di livello 6, eh. Hanno più energia, causano più danni e possono effettuare più azioni in un turno. Come guardiano dei mostri è il tuo compito prenderti cura di loro. Pertanto va da sé che tu debba sconfiggerne uno per diventare membro dell'ordine dei guardiani dei mostri. Mostrami di cosa sei capace, va bene? La faccia dai un po' di vita in più, eh? Prepariamoci bene bene. Ah, fa poco male, mi dicono. Minchia. Tu sei debole a questo, sì, ma ti facciamo male però, eh. Tu hai il veleno, io posso andare avanti con lui così. Lo scudo hai messo, non ci interessa a noi, che noi facciamo così. Infatti non capisco cos'è quella barra in alto, però lo scudo probabilmente.
Che miseria. Quanti credi tesori rari? 2, comuni 2. 4 stelle su 5, dai, siamo contenti. Conchiglia ferro, rame, pozione. Ok. Talenti a fottere, su. Complimenti, giovanotto, hai appena sconfitto il tuo primo campione, dunque ora sei un aspirante guardiano. Non ti è richiesto altro, tuttavia prima faresti meglio ad ascoltarmi. Nel santuario stanno succedendo delle cose che mi turbano. Vedi, i mostri non possono diventare così potenti con mezzi normali e i campioni in genere non accetteranno altri mostri oltre a loro, né un guardiano che li controlli. I campioni sono sempre un'anomalia e sono piuttosto rari in natura. Ho potenziato io stesso questo golem per renderlo più forte, ma nemmeno io sono riuscito a controllarlo a lungo, ecco perché rimane quasi sempre inattivo. Negli ultimi tempi i ranger guardiani si sono imbattuti in una quantità insolita di campioni nei pressi del santuario. I Vaero mi stanno recapitando lettere inviate dai ranger bloccati ai confini del santuario, impegnati a combattere dei campioni. Se non fossi così vecchio andrei io stesso, ma vorrà dire che mi limiterò a tenere al sicuro il sentiero dei guardiani. Ho intrappolato un campione nelle caverne di quest'area, puoi approfittarne se pensi di esserne all'altezza. Ok. Ma prima che tu vada, c'è un'altra cosa che vorrei insegnarti. Non temere, non ho altri mostri da farti affrontare. Questa lezione riguarda come nutrire i tuoi mostri. Oh. Nutrendoli ne potenzierai le statistiche. Ah, non sono dei buff ancora. Non sono buff temporanei, sono permanenti. Prenditi cura dei tuoi mostri è fondamentale se desideri affrontare altri campioni. Gli unici alimenti che hanno influenza sulle statistiche di un mostro sono gli ultimi tre con cui lo hai nutrito. Ah, quindi ti ho dato la noce e sempre le noci di loro dare. Bene, ti auguro buona fortuna, guardiano dei mostri. Bene, quindi adesso sei un aspirante guardiano. In ogni caso, l'unico modo per scalare i ranghi è battere altri campioni. E chissà, forse sarai tu a conquistare il titolo di maestro guardiano. Ne nasce sempre uno solo, ogni qualche generazione. Possiamo occuparci dell'altro campione adesso, oppure tornare prima al forte dei guardiani, la scelta è tua. Allora, talenti, poi li nutriamo. Talenti. Io direi che qualcosa di vento male non ti fa. E questo perché sono 6 attacchi. Allora, nutri. Puoi dargliene solo 3. E abbiamo dato una cosa per la difesa. Una cosa che gli aumenti i danni critici. La bacca, e poi cerchiamo qualcosa che gli aumenti la probabilità di critico, sperando che si trovi. Sì, sì. Perfetto. Invece, al nostro amico Valero, che se vediamo qua, lui c'ha... No, devo andare qua per vederlo bene. Esatto. Rigenerazione male, probabilità di critico, danni critici, riduzione di danni. C'ha poca magia. E gliel'abbiamo aumentata, eh? Allora, lo usiamo. Con una patata e poi basta per ora. Porto talento. Poca, vediamo la noce per aumentargli la difesa, dai. Scusa, ho sbagliato. E tu, amico mio, ti vediamo.
Mana 115, c'ha un buon mana lui. Quindi se ti nutro con la mela ti do altri 12 di mana. Però va bene così. La chiave, però non dobbiamo esplorare qua, perché qua non ci siamo andati. Tra l'altro, scusa, ma sembrerebbe che qua ci sia dell'altro. Infatti, come mica ci arriviamo là? Che non c'è il doppio salto, perché qua di sicuro ci voleva il doppio salto e poi sì, ci voleva il doppio salto qua. Ma noi il doppio salto non ce l'abbiamo, non so neanche se c'è nel gioco. Andiamo giù di qua. Andiamo di qua. Troppo lungo. Di qua non si può andare per ora. Allora siamo venuti qui, le bolle, no. Niente, oh, dacci tua. Andare, no, no. C'era il barbatrucco. Difesa 43, e sei già completo, ma difesa ce l'aveva bisogno, se non ricordo male. Infatti, difesa più 10, attacco più 10. Adesso tu sei ancora qua, non te ne fai un cazzo della mazza chiodata. Ti aumentiamo di un po' la vita, che schifo non ti fa. E di un po' la difesa. Gattila. Sto giro ti piglio, eh. Impossibile. Terra, acqua, terra. Fuoco non ci serve a niente, no. Quindi va bene così. Allora, terra. Grande. Dopodiché, il vento non ci serve. Partiamo con questo. Sto lì proprio per un cazzo.
muore comunque dal veleno poi. Quindi go go go. Grandi, ci abbiamo gatti là ragazzi. Ce l'abbiamo a livello 5 probabilmente. Grandi gatti là. E lo lasciamo gatti là. Cosa sarà lui, un DPS? Probabilmente sì. No, è un livello 4 invece. Gatti, lasciai 3 punti di talento. Vabbè, c'hai il graffio come il nostro amico. Giustamente. Fendente, ecco, questo applica sanguinamento. È un passivo. E tu devi andare tutto d'attacco. Artigli di fuoco. E rigenerazione nei 3. Quindi io posso fare 1, 2, 3. Se è da sostituire, a sostituire uno di questi due. Bah. Beh, comunque gatti là ce l'abbiamo. In panchina lui si piglia comunque l'esperienza. Cappello da mago. Sempre un vaso di Pandora. Difesa più 12. Ricevi un potenziamento casuale all'inizio della battaglia. Il mostro può comunque ricevere di nuovo il potenziamento normalmente. Quale miglior di personaggio che Cattila per avere il vaso di Pandora? Intanto la mazia accolgata gliela diamo a Cattila. E il vaso di Pandora lo diamo a Cattila. E a sto punto pure l'anello qua, che è diventata una bestia gatti, è un gatto. Ok, perfetto. Quindi anche gatti lascia la cosa dei colpi, vediamo. Sì. Sono deboli alla terra e al fuoco, quindi il nostro amico Lupastro
Lupastro, potevo chiamarlo anche. O lo spettro. Allora, scegli i mostri. Uno, due, tre. Arrivano gli artigli di fuoco adesso, eh? Ah, però sono due, la luce ha tutto per due per ora. Speravo ci morisse. Un attacco a testa dovrebbero morire. Ciao. Quel meno uno fa una cosa in meno, ok? Oh, 5 stelle abbiamo preso. Finalmente. Abbiamo giocata bene. Festeggiamo con una hits. Qua dovremmo avere l'uovo di sicuro dello Yeti. Sicuro. Tesorità di 100% è modalità. Infatti. Abbiamo anche 2000. Subito. Così. Così. Yowie, dai Yowie, andiamo a vedere lui cosa fa. Allora, no, c'hai 3 punti, contrasto, vabbè, pestaggio, canale potenziale. Questo sicuro. Quindi 4, 8, 12. Ok, questo ogni attacco attiva un colpo aggiuntivo pari a un 5% dell'energia massima. Aumenta del 10% i danni degli attacchi d'acqua. Questo mostro inattaccato si ha un 40% di probabilità di applicare freddo su chi ha sferrato l'attacco. Minchia. Sì, questo sì. E questo. I danni fisici neutrali che ci vogliono, ce li avevamo già qua. Ok. Livello 4. Di mana più 20 di rigenerazione mana. Allora a sto punto tu di mana quanto ne hai? 87.
consumo. Mi sbaglio sempre. Tanto per niente, quindi ci diamo. No, mi servono quelli che mettono i buff, quello, per forza. Fiocco non te lo posso togliere, la pelle non te la posso togliere, potrei toglierti questo, che però ti toglie un po' di difesa, ma non interessa. C'era la cosa spinata, è vero. Vento, terra, vento. Va bene così. Non li ho posizionati bene, cazzo. Vabbè. Poco. Ah no, 10.000, è proprio 10.000 quello. Due rari però, tra cui una cintura. Buono. Cintura lui. Sì. Diadema, difesa 25 di mana. Mi serve il mana con lui. Vabbè, portiamo a 100. Lo schifo non ci fa. Oh, con lui. A sto punto diamo il congelamento. Due, tre.
sono seri. Così. Lui. Anche questo per 5, però la guarigione non la usiamo tanto. Andiamo avanti di qua. Questo. Questo a livello 10. Con scudo. Sì. Proviamo a teletrasportarci, cioè che non l'abbiamo ancora fatto. Non ce ne sono. Cazzo, mi teletrasporto pure io. Di qua non eravamo andati a vedere, andiamo a vedere. Questo ci manca. Sono deboli tutti al fuoco, quindi. Sono resistenti al vento, giusto? Congelato.
mangiato. Ciao. Tre stelle. Quattro. Uovo di roccio. Oh. E due punti talento. Andiamo a vederlo. Vediamoli. Combo pugno. Facciamo spore. Applica debolezza. Questo lo voglio. Ripristino. Guarisci il bersaglio per 4. 4 per 50 più 20%. Rimuove un depotenziamento. Anche questo. Qua sotto abbiamo i talenti di guarigione. Attivano una quantità di guarigione aggiuntiva per il 50%. La difesa. Penso sia per difetto, quindi 47, la metà è 23,5, quindi 23. Questo ce l'abbiamo già, quello ci bersaglio per 5, ok. Questo è tanta roba, questo è per i debuff. Sarà per i debuff e a sto punto talenti. A un mostro a caso da anche tirapiedi. Lui che sta diventando interessante. No, io aumento questi. Ok. Go. Oh. Annulla talenti. Annulla l'albero dei talenti di un mostro. Ah, ok, il respect. Mana più 20, probabilità di critico più 5. Lui che sta diventando una bestia proprio. Non che ci interessi il mana, ma probabilità di critico del 20%, 1 su 5. Avanti. Oh. Questo mi sa che è il boss. Debole a terra, resistente a vento. Lui è acqua e vento. Ci abbiamo qualcuno che è debole al vento, sì, il primo. Però all'acqua di loro due, però sono tre fisici, proviamo così. Cosa che ha lui? Scudo antincantesimo, grande, di schivare gli attacchi magici. Tra l'altro lui è debole a terra e noi gli facciamo quasi un cazzo, va bene? Vai di gloria. Che male. Thank you.
resistente al vento, però. Infatti non gli fa un cazzo questo. Andiamo di tirapiedi. Vai ancora con questo. E vai di grandine. Sì, non è che ha fatto molto. Adesso ti curi. Vai di pestaggio. Che non fa un cazzo. Perfetto. Dobbiamo fargli male, dai. Con tutti i possibili. Perfetto. Fatto. Bandana, gemma blu, pozione. Che bandana più uno, tra l'altro. Bandana più uno, la bandana che l'aveva andata lui? No, non l'ha votata nessuno per ora, perché cosa faceva? Mana più 28, probabilità di critico più 6%. Il mana a lui serve? Vediamo un po'. Sì, che serve. Tank praticamente. Lui è un tank, potrebbe prendere il posto del lupo quando sì. Non c'ha vento, però abbiamo chi ha il vento, quindi e basta per ora, mentre il nostro amico qua dovrà aumentare il critico a bestia, lui. No, danni da critico, vabbè, aspettiamo. Andi sostegno, anello di sostegno. Ecco dove eravamo andati qua. Un po' carina.
talenti di guarigione attiva e passiva aumentati del 10%. Ah, l'occarina la diamo al nostro amico Blob, per forza. E glielo mettiamo quasi quasi al posto del guanto, però gli abbassa di troppo la difesa. Vabbè, attacco fisico gli possiamo diminuire, sì, meglio carina. Ah, è fiero, aspetta. Non abbiamo visto lui cosa fa. Ah, ci mette un coso per aumentarci il salto. Ok, grazie. Il gatto l'abbiamo visto. Lo Yeti. Ah, come gli altri, e basta. Quindi là ancora non ci possiamo andare. Parliamo con lui, vediamo cosa ci dice. Forte dei guardiani, ok, quindi su, torniamo su, questo l'abbiamo visto, sì, io li combatto tutti. Fuoco, vento, vento. Quindi il blob non ci serve. Fuoco, vento, vento. Fuoco, vento, vento. Dovevo battere, ho sbagliato. Dovevo potenziarli, cazzo. Ciao pure a te. Quasi 5 stelle. Gemma verde, stiamo trovando un sacco di gemme. Ho preso Gattila. Sono deboli, acqua, fuoco, acqua, acqua, fuoco, acqua, acqua, fuoco, acqua, ok, acqua, fuoco, acqua, scegli i mostri, acqua, fuoco, acqua, quindi lui è il fiore sopra quella lui roccetta marroncina, eh? C'è un cosino con sopra un fiore, ce l'ho, roccio. Roccio, lo non è di qua. Thank you.
con gli artigli lo faremo fuori anche con questo. E sono 4. No, ho sbagliato. Avremmo preso 5 stelle se non sbagliavo. Pirla. Sì, prendevamo 5 stelle. Che puttana, uovo di manga. Ma ce l'abbiamo già, quindi ci ricordate. Teniamolo lì. Dobbiamo andare a est. Poi sono deboli alla terra. E noi di terra. Zanzanza. Ma degli uovi. Delle uova, degli uovi. No, ma si potranno vendere poi, penso. Il turno dopo muori, quindi fai così. Oh.
quindi facciamo così. Talenti, il nostro blobbino, aumentiamo, cominciamo a aumentargli la guarigione, va, ci servirà. Poi The Brook, il supporto. Aumentiamo le probabilità di critico. Sì. Su cui lo stiamo portando per avere critici, facciamo così. E tu? Questo poi andiamo via. Quelli che sono oltre la panchina non vengono potenziati. Bene. Siamo ritornati nel forte dei guardiani, che è stato per secoli la base operativa dei guardiani dei mostri. Dovremo esplorare altre aree del santuario dei mostri. Le caverne blu si trovano appena lì sotto al forte. Prima di recarti lì, preparati equamente e fa altrettanto con i tuoi mostri. Nel forte puoi trovare mercante, un fabbro, così da assicurarti che i tuoi mostri abbiano sempre cibo e attrezzatura migliore. Se hai dei dubbi non sai dove andare, apri il menu e utilizza la funzione parla. La funzione parla ti consente di farmi domande sui nostri attuali obiettivi. Sui nostri attuali obiettivi. Questo è il forte dei guardiani, la casa di tutti i guardiani dei mostri. Benvenuto, aspirante guardiano. Come aspirante, non uccisi due di campioni, io ciccio. Oh, che bello è questo? Dubba dubba. Qui nel forte dei guardiani i mostri vivono insieme agli umani. Li alleviamo affinché diventino nostri amici. Un mostro allevato non attaccherebbe mai un uomo o un umano. Andiamo a vedere. Tu chi sei? I cigni dei campioni sono mostri molto rari, tuttavia negli ultimi tempi sono apparsi tutte le regioni del santuario. Andiamo a vedere su. Ciao compagno guardiano, sai come viene calcolata l'esecuzione del sistema di valutazione? Penso che sì. Spiegami. L'esecuzione si basa principalmente sulla tua abilità nell'utilizzo del sistema di combo. Se riesci a raggiungere un alto numero di combo, la valutazione dei tuoi primi due mostri aumenta. La valutazione del tuo ultimo mostro aumenta in relazione alla quantità di danni da lui inflitti in proporzione all'energia dei nemici. Ah! Inoltre i tuoi punti aumentano quando sfrutti le debolezze dei nemici. Ok. Sapevi che la valutazione dei potenziamenti e dei potenziamenti non si limita solo a tenere conto dei potenziamenti e dei potenziamenti da te applicati? In base a quanto spesso i nemici subiscono danni da veleno, bruciatura o coagulazione, conferisci anche dei punti aggiuntivi. La mia strategia preferita consiste nel restare sulla difensiva e lasciare che i miei potenziamenti facciano il loro dovere. Sfruttare il sistema di combo è la chiave per tenere una buona attenzione in battaglia. Ti serve un po' di memoria su come funziona? Dai, dimmi. Questo ce l'aveva già detto. Credo che la cosa più importante come guardiano dei mostri sia trovare la dieta giusta per tutti i tuoi mostri. Va bene?
pelle più uno. Chi è che aveva la pelle? No? Tu. Comunque. Aumenta difesa e vita. Ma prova te la do. Valuta bene le scorte a tua disposizione, non si può mai sapere quanto sarà, quando saranno bui i tempi che ci attendono, quanto saranno bui. Questa è un'altra guardiana speciale, guarda. Ehi Pivellino, hai già i tuoi primi mostri. Fa' attenzione, sono stati avvistati un sacco di campioni potenti. Non si sa chi abbia sparso tutte queste voci, ma ho intenzione di scavare a fondo in questa vicenda. Te la fa' ancora. Desideri contribuire a potenziare l'esercito dei mostri del forte? Dona le uova che non ti servono al forte. Alleveremo, addestreremo noi mostri. Otterrai una ricompensa per ogni uovo donato. Oh, finalmente. Inoltre aumenterai la forza dell'esercito dei mostri con ogni uovo che porterai. Quando l'esercito dei mostri raggiungerà un certo livello di forza, riceverai delle ricompense speciali. Dona uovo subito. Questo ne abbiamo due. Grazie. Questa alle mie spalle è la torre dei guardiani, solo i veri guardiani dei mostri, concesso entrarvi. È lì che i guardiani dei mostri più forti si allenano e si sfidano a vicenda. È possibile persino combattere di nuovo contro campioni già sconfitti. Anch'io fremo per entrare a far parte dei guardiani dei mostri, so già esattamente quali mostri vogliono la mia squadra. Fa vedere. Questa è la torre dei guardiani, ad alcune stanze devi prima raggiungere un determinato grado come guardiano dei mostri. Il tuo grado più alto è previsto, grado 1. Di sconfiggere un altro campione per raggiungere il grado di novizio.
Quindi questa è l'arena infinita. Ok. Questo è il circolo del duello. Ho raggiunto il grado. Ah, qua posso accedere. Sono un novizio, no? Quanto pare. Questo mi sa che è il multiplayer. Infatti. Scusa, uno qua come ci sale? Ah, è vero, ecco come ci sale. Con... vero? Dai, non ci credo. Sei inutile. Belle le musiche comunque. Abbiamo visto anche sta zona, ci abbiamo anche sbloccato il teletrasporto. Di qua. Dobbiamo controllare giù. Poi. Questa è la sfida dei campioni. Quei compatti di campioni che già sconfitto. Punteggio migliore. Stabilisce un record tra le ricompense. Ok. Permette di rifare le boss fight che se migliori. Hai delle ricompense in più. Buono, carino, bello. Andiamo a vedere di qua. Tu. Ci siamo trasferiti al santuario da poco. È così elettrizzante vivere in un posto come questo. Ho persino catturato il mio primo mostro. Bravo. Sei diventato un guardiano dei mostri solo da poco? Eh? Dunque, quanti mostri hai già ottenuto? Un po'. 7. Abbiamo controllato, no, giù è chiuso. No, il cazzo è chiuso. Ah, giù c'era lei, quindi si andrà avanti poi lì. Andiamo qua. Biblioteca. Questo è l'archivio del Forte dei Guardiani. Se questi tomi sono riportati i secoli di storia del santuario dei mostri. A me piace leggere di tutti i diversi tipi di mostri. Bravo, bravo. Quanto è grosso sto posto. Ehi, Perry, ne para. Come vanno le esplorazioni tra i selvaggi a nostra madre? Vuoi diventare un maestro guardiano? Sai, io e tuo padre siamo solo dei ranger guardiani. Non metterti troppa pressione addosso. Oh, ma ci sto. Chi sto prendendo in giro? So bene che non sarà. Che non ha senso discutere con te dopo che ti sei prefissato un obiettivo. È questo che ci rende così orgogliosi di te. Non dimenticate di tenere sempre in forma i mostri. Grazie. Papà. Ehi, ragazzo, come ti vanno le cose di guardiano dei mostri? Vuoi raggiungere i gradi più alti del nostro ordine? Un obiettivo ambizioso. Tuo nonno era riuscito a diventare un dragone guardiano, il secondo grado più alto dell'ordine. Dunque da te non ci aspettiamo nulla di meno. Ma vedi di non far correre mai pericoli inutili di uno, intesi? Tieni, per i tuoi viaggi. Più difesa, più male. Grazie, babbo. Eccolo qua, la spilla. Mi abbassa di un po' la rigenerazione di mana, ma sti cazzi. Mi aumenta la probabilità del critico. Ma se i miei sono ancora vivi, perché io porto il cane loro, il lupo loro? È enorme sto posto. Alt! Il sentiero conduce alle zone orientali del santuario, alle segrete della fortezza e ai boschi antichi. I mostri che abitano sono, e che vi abitano, sono delle bestie ribelli, nulla a che vedere con i blob e i rocci del sentiero di guardiano. Ritorno dopo aver sconfitto tre ciao. Tre campioni e raggiunto il grado di novizio guardiano. Adesso cosa cazzo sono? Ok,
questo si ricollega di là. Buono. Mantello, probabilità di critico più 5, danni critici più 15. Però statete bastardi, eh. Tutti devi avere il mantello. Sul mana, ma ci interessa? No, perché ne ha già un po'. Vai di mantello allora. Ciao. Questa uscita conduce alle caverne. Altri guardiani hanno sorvegliato, hanno segnalato che hanno notato un campione laggiù. Oh, qui c'è l'altro. E allora noi facciamo così. Salviamo e usciamo. Bello. Ci facciamo due chiacchiere, mi fumo una hits per chi è rimasto e andiamo in chiusura. Voilà. Allora, il gioco è veramente, cioè è volato, non mi è mai volata una live in così poco tempo, o almeno è sembrato, che comunque abbiamo fatto 2 ore e mezza, no, un po' meno, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20. Veramente bello. Adesso mi sa che lo porterò martedì e venerdì di fila finché non lo finiamo. Vediamo, o lo alternerò poi. Però questo martedì lo voglio rigiocare, voglio continuarlo. Perché è veramente bello, cioè il tempo vola e non sembra che passi tutto il tempo che realmente è passato. Mark, ragazzi, voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Oggi è venerdì, domani, intanto che aspetto le risposte, domani dovrebbe, vediamo chi c'è domani in live. Allora, vediamo un po', live. Domani c'è Guy. Domani c'è Guy con, non lo so perché non hanno aggiornato il calendario. Quindi domani sera c'è Gaetano. Domenica c'è Pagonel, purtroppo non c'è il calendario aggiornato, quindi non so cosa porteranno. Lunedì ritorna Pagonel. Martedì ritorno io con Twin Mirror, l'abbiamo finito con Monster Sanctuary. Ovviamente la live la ritrovate su YouTube domani, domenica, perché domani esce, domani, faccio uscire domani, perché adesso tra un po' faccio uscire il video di Gaetano, che mi sono dimenticato di programmarlo, è pronto, di God of War di ieri, ma domani ci sarà questa qua. Detto questo, a sto punto, il riepilogo delle live l'ho fatto. Il video per chi è arrivato dopo un po', se vuole recuperarselo, trova domani su YouTube. Sono contento ti sia piaciuto, Mark. Sì, sono curioso anch'io di vedere come si sviluppano e come sono gli altri poteri dei mostri, quanti mostri ci sono, quando ci sbloccano il diario dei mostri. Perché lì potremmo effettivamente vedere quanti mostri ci sono. E soprattutto se si potranno avere i
campioni questi mostri speciali. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento a domani per Gaetano con la live. E saprete domani cosa porterà. I video li questo lo trovate su YouTube. Tra poco trovate la live di sera di God of War per chi se l'è perso. Detto questo, io, ragazzi, vi ringrazio. Vi auguro una buona notte. E ci vediamo noi personalmente martedì con una nuova live domani sera. Ciao, ragazzi!